dobbiamo innanzitutto fare degli interventi di sburocratizzazione per le nostre imprese, che sono vessate da una serie di balzelli che gli impediscono di essere competitivi sul mercato. Dobbiamo incentivare le filiere, dobbiamo chiudere le filiere, perché solo chiudendo le filiere possiamo far sì che l'imprenditore agricolo abbia la giusta remunerazione per poter stare in piedi. Poi dobbiamo lavorare anche sul versante infrastrutture. Sempre più difficilmente le nostre imprese riescono a stare sul mercato perché mancano una serie di infrastrutture. Credo che questo sia un altro nodo fondamentale da superare. E poi serve una norma per bloccare la contraffazione. Chi va a contraffare i nostri prodotti deve stare fuori dal mercato, perché altrimenti si crea una concorrenza sleale che non consente alle nostre imprese di stare sul mercato. Noi dobbiamo subito portare ad approvazione tutti i decreti attuativi del decreto emergenza agricole che è stato approvato qualche mese fa. Dobbiamo bloccare l'avanzata della xylella fastidiosa, dobbiamo intervenire sul fronte anche del problema creato dalla cimice asiatica e dobbiamo fare quegli interventi di sburocratizzazione che stavo seguendo in prima persona dalla Commissione Agricoltura e che adesso dobbiamo chiudere entro fine anno.